sono i Nicic ed Hernandez, ancora Miccoli, tocca dietro per Arevalo, Rios! E lo segna lui! Buon lavoro da parte di Conti, cross in mezzo di Conti! Sau di testa! Marco Sau! Istante finale dell'Atalanta, palla in area di rigore, Raimondi! Al 43esimo minuto! Cerca spazio col destro! Al 41esimo! Cross e la deviazione, una parete incredibile. Pallone forte, primo palo, Niska, e spaccata la mette in rete Belfodil, ha segnato solo 3 reti fuori casa finora, occhio al colpo di testa ed è il gol del pareggio appena entrato, ha segnato Igor Budan il gol dell'1-1 del Palermo, però sempre lavorato, non sono mai andato per vinto. Barreto la mette in mezzo, Niska, Brienza, solo Brienza! Adesso Cavanda ad andare incontro, pallone che arriva a Rios, ossigeno per il Palermo, mette il pallone in mezzo, c'è Miccoli, ancora per Dybala, incredibile Palermo in 2 minuti, Palermo 2, Lazio 1. Hernández, 2-2, il pareggio della Lazio 39esimo. Arriva Dussena, ancora Dussena che la mette dentro, Ilicic ha segnato il Palermo con Ilicic al 30esimo del primo tempo, vantaggio Palermo, ha segnato Ilicic. Dybala è stato fermato dalla scivolata di Astori e prova a mettere dentro, chiede l'aiuto di Avelar. Thiago Ribeiro, 1-1, pareggio del Cagliari con Thiago Ribeiro. È stato espulso Miccoli, sta succedendo di tutto, andiamo. Miccoli ha detto: mi sto giocando il campionato, non mi puoi buttare fuori. Gasperini che sta andando al centro del campo a parlare con l'arbitro, espulso anche lui. Non era stato espulso, è andato lui di proposito dall'arbitro e adesso l'arbitro l'ha cacciato. È una vergogna, sta dicendo Gasperini. Ha detto: è una vergogna. Arrabbiatissimo, è andato lui di proposito a richiamare l'attenzione dell'arbitro, perché secondo tutta la panchina del Palermo il gol del pareggio è nato da un'azione. Non ho mai visto Gasperini così arrabbiato.